I metodi usati per la fermentazione, se trattasi di vinacce vergini o semifermentate, o per la conservazione, se le vinacce hanno già trasformato i loro zuccheri in alcol, sono diversi, a seconda del livello tecnologico raggiunto dalla distilleria, dell'entità delle partite e del tempo di attesa. In sacchi di plastica, specialmente quando si tratta di piccole partite particolari per pregio o per fonte produttiva, vitigno, proprietà blasonata, cru, eccetera. L'idea di chiudere la vinaccia in un contenitore impermeabile per conservarne intatto l'aroma e la freschezza era certamente germogliata dalle migliori intenzioni, ma non ha avuto uguale esito. Il sacco non fa miracoli, specialmente se la vinaccia viene conservata a lungo. In contenitori cilindrici o cubici di piccole dimensioni, 150 kg circa i primi, 700 i secondi, chiusi con coperchio o per i cubici anche con film impermeabile coperto di sabbia. Il metodo dà buoni risultati se la vinaccia nei contenitori è compressa, cosa fattibile con quelli da 1 m3, difficile se non impossibile con quelli cilindrici più piccoli. In contenitori chiusi di cemento o di acciaio inox, sommerse nella frazione di mosto o di vino che contengono, è il caso di vinacce per lo più vergini destinate alla produzione di grappe pregiate, per cui si evita la pressatura spinta e la fermentazione viene condotta in fase liquida, cercando di porre il massimo dell'attenzione a tenere bassa la temperatura della massa e alla perfetta immersione delle bucce nel liquido. Il sistema è molto oneroso e al termine dell'insilamento il miscuglio di vinaccia e mosto presenta difficoltà di distillazione nelle caldaiette, ma qualitativamente i risultati sono ottimi.